Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTU Aquesio. Ecco, in questa attività europea su cui la Regione Umbria punta molto nell'ambito del progetto Jean Monnet, la Regione Umbria insieme all'Università degli Studi di Perugia ha elaborato un progetto sullo status di cittadinanza, sui diritti dei cittadini europei. Ecco, in cosa è consistito questo progetto? Cosa è emerso? Intanto un seminario importante perché ha messo a confronto esperti, giuristi di livello nazionale e di livello europeo, alcuni dei quali hanno ricoperto anche ruoli di primo piano in alcune delle istituzioni proprio dell'amministrazione della giustizia europea. Il tema della cittadinanza europea e dei diritti dei cittadini europei è un tema che ha a che fare molto sulle opportunità proprio delle persone. Pensiamo al diritto alla mobilità, quindi a muoversi all'interno dell'Unione Europea. Oggi per i più giovani neanche è pensabile un'Europa che fosse costruita da barriere e da frontiere nazionali che ne impedissero la libera circolazione, come studenti o anche come giovani lavoratori. Quindi il diritto per esempio a ricevere un'istruzione ed una formazione di carattere superiore, di carattere universitario di scala europea. Penso ai diritti, alla cittadinanza che permette la mobilità dei lavoratori, quindi essere lavoratori europei, prima che non solo lavoratori dei singoli paesi, significa far crescere anche dei diritti e delle opportunità a favore del lavoratore e anche delle concrete possibilità di lavoro all'interno dello spazio europeo. Per esempio, questo è un tema che impone anche un rafforzamento dei diritti sociali, cioè si sta lavorando per fare in modo anche che non ci sia un dumping tra i lavoratori, che sia possibile estendere una serie di protezioni. Pensiamo ai lavoratori che vivono nelle regioni trasfrontaliere, cioè che sono residenti in un paese ma sono lavoratori nella regione che magari dista appena 10 km, 20 km dalla propria abitazione nel paese accanto. Quindi la cittadinanza copre. Poi ci sono, essere cittadini europei significa anche avere una omogeneità come diritti del consumatore, no? Pensiamo a tante cose concrete che sono state fatte in nome del cittadino europeo consumatore. Pensiamo alla cancellazione dei roaming che è stato fatto per la telefonia mobile, penso a tutti i diritti di protezione per gli acquisti online, penso alla carta dei diritti anche su, per esempio, sui voli e sul trasporto all'interno, sui voli aerei e sul trasporto all'interno dell'Europa, e anche al cittadino consumatore e di tanti altri spazi del mercato unico europeo. Poi ci sono dei programmi, no? Proprio in questi giorni il Presidente della Repubblica Italiano Mattarella, intervenendo, il nostro Presidente della Repubblica intervenendo sui temi anche della migrazione, ha detto che ci sono due pilastri, no, dell'Europa. Uno è l'Erasmus e uno è Schengen. Entrambi sono espressioni di questa città, dell'idea della cittadinanza europea, cioè l'Erasmus perché è stato il primo programma completo che ha messo a disposizione dei giovani la possibilità di avere una formazione il più possibile europea, di avere delle opportunità anche di diritto allo studio europeo nella mobilità, quindi trascorrere periodi di studio all'interno di università europee riconosciute nei rispettivi paesi, o addirittura altri programmi che si sono estesi sull'esperienza di Erasmus alle scuole superiori, ma anche un diritto alla cultura europea, no? Quindi giovani che sono stati formati anche attraverso tanti strumenti che l'Europa si è data per far costruire una cultura europea dei più giovani. E l'altro è quello di Schengen, cioè Schengen ha cambiato radicalmente l'idea degli stati nazionali, cioè ha fatto nascere l'idea di una frontiera comune esterna all'Unione Europea verso i paesi terzi, ma ha integrato i cittadini che si muovono dentro lo spazio dell'Unione Europea. E questo forse è stato uno dei grandi cambiamenti, più grandi cambiamenti del XX secolo, no? Che non è solo il simbolismo di aver visto cadere delle frontiere, dei posti di blocco, dei passaporti per liberarsi, per muoversi liberamente, no? All'interno
dell'Europa, ma concretamente ha cambiato l'idea della percezione del cittadino, delle opportunità che vengono offerte al cittadino. E quindi oggi, però, perché la cittadinanza europea anche è a rischio? Cioè, noi avremo bisogno di essere, quindi il tema del seminario è un po' questo, no? Avremo bisogno anche di dare forza, di rafforzare quegli aspetti della cittadinanza europea che non si sono ancora sviluppati. Penso per esempio a tutta la sfera dei diritti sociali, no? Come garantire un welfare e una protezione europea ai cittadini, soprattutto dopo la crisi economica, come garantire la protezione per il diritto alla salute, per il diritto alla pensione, per il diritto ad un'indennità di disoccupazione in caso di perdita di lavoro, per il diritto ad entrare nei percorsi di formazione professionale. E invece, quindi, da un lato abbiamo bisogno di sviluppare ancora più integrazione europea e quindi rafforzare la cittadinanza europea, riempirla di ulteriori contenuti, e dall'altra invece vediamo farsi avanti una politica degli stati europei così euroscettica, che pensa di tornare essenzialmente ad una sovranità nazionale, ad un'esclusività del sovranismo nazionale in nome della protezione. Invece i cittadini non è che saranno più protetti se si torna agli stati ottocenteschi, saranno più protetti se l'Europa mette in gioco ancora di più se stessa e fa avanzare per esempio i diritti sociali, li rafforza nelle opportunità e nelle protezioni, quindi mette in gioco anche risorse economiche per fare un welfare per esempio realmente europeo. Quindi forse nel dibattito europeo si confrontano anche queste due visioni, no? E sicuramente le scelte nazionaliste, che non sono solo le frontiere per i migranti, ma tornano ad essere le frontiere per i cittadini. Faccio un esempio e concludo: Brexit, l'uscita del Regno Unito, i più giovani che stanno scendendo, scioperano, fanno manifestazioni nelle piazze a Londra e nelle principali città europee, è perché la prima percezione del ritorno alla frontiera è proprio questa: quale sarà il mio status di cittadino britannico negli altri paesi europei? Potrò circolare liberamente? Avrò diritto alla residenza? Avrò diritto all'accesso ad alcuni diritti fondamentali? E i cittadini europei che oggi risiedono nel Regno Unito, quale sarà la loro prospettiva dopo Brexit? Quindi, quando si parla di un ritorno alle frontiere, che viene quasi evocato con un'immagine salvifica della protezione, in realtà quelle frontiere fanno perdere molte opportunità che il processo di integrazione europea invece ha messo a disposizione di tutti i nostri cittadini, dandogli un po' più di chance. Quindi è un tema molto rilevante questo della cittadinanza, e nasce anche da una riflessione giuridica e politica di chi si vuole anche impegnare anche in una fase che appare come una notte nera dell'Europa, no? Se guardiamo all'Europa di oggi, ci appare uno scenario politico da notte nera sull'Europa, e quindi tenere viva la voce di chi crede ancora al progetto europeo, ma anche al rafforzamento delle opportunità dei cittadini, forse è la risposta migliore anche all'euroscetticismo, cioè fare cose ancora più concrete sull'avanzamento dei diritti sociali. Assessore Bartolini, quest'oggi a Bruxelles viene, con questa due giorni, questo convegno, viene presentato un po' il bilancio di questo progetto dedicato allo status di cittadinanza nell'Unione Europea. Ecco, se ci può intanto illustrare il progetto un po' in generale. Questo è un progetto naturalmente presentato dal mio dipartimento di giurisprudenza nella mia cattedra di diritto amministrativo, quindi in questo caso sono ospite della Regione dell'Umbria, che la ringrazio per presentare i lavori finali di questa ricerca Jean Monnet sugli status, dove sono coinvolte università di gran parte dei paesi europei più importanti, 88 contributi che verranno pubblicati in un libro finale con Springer in inglese,
e che penso sia un vanto per la nostra università, per il Dipartimento di Giurisprudenza e per, in generale, per la nostra regione. Ecco, quando parliamo di status di cittadinanza nell'Unione Europea, di diritti, ecco, cosa intendiamo? Dal punto di vista non solo giuridico ma anche politico, la forza più importante, attrattiva per quanto riguarda l'integrazione europea è stato proprio quello che l'Europa dà e sta sempre più dando diritti ai nostri cittadini. Diritti che molto spesso non sono riconosciuti nei propri stati di provenienza. E quindi qui c'è la forte base per l'integrazione europea, perché appunto sul diritto, attraverso la tecnica del riconoscimento dei diritti, ci si riconosce come cittadini europei e quindi si inizia a avere coscienza di questo nuovo tipo di cittadinanza. Ecco, questa prima con la Presidente Marini si parlava ovviamente che c'è da lavorare ancora, l'Europa deve lavorare ancora sui diritti sociali. Allora, chiaramente noi ci stiamo avviando al famoso terzo pilastro sui diritti sociali, che sono importanti, perché fino ad oggi la Comunità Europea, oggi Unione Europea, innanzitutto è sempre stata vista come un mercato unico e quindi come un luogo di libero scambio delle merci, delle società, dei lavoratori, e questo per esempio è un tema che in questo momento però deve fare i conti anche con le questioni dell'immigrazione e della cittadinanza. Probabilmente siamo arrivati a un punto di svolta. Il conferire sempre più diritti comporta una visione più ampia di cittadinanza europea, cioè se vogliamo andare avanti il progetto europeo, questa cittadinanza deve diventare anche la cittadinanza non solo di diritti sociali, non solo di diritti economici, ma anche di diritti politici. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arezzo Acquesio, torna puntuale tra un'ora.